Salve, riprendo la serie dei videoblog da Melbourne, dove sono per le primarie in fase di rientro in Italia, per dirvi sostanzialmente che siamo ancora in attesa che vengano risolte alcune situazioni davvero incresciose. La prima che vorrei segnalare è il personale a contratto negli Stati Uniti. Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione per evitare che si arrivi ad uno scontro con il personale a contratto che svolge lavoro importante e significativo per la nostra rete consolare diplomatico-consolare nel mondo, in particolare negli Stati Uniti, e pagare i contributi sul 100% della retribuzione. Questa è normalità e quindi se all'interno dell'ufficio preposto ai rapporti col personale a contratto della direzione del personale degli esteri, c'è qualche persona che crea degli ostacoli, cerchiamo di sensibilizzarla un po' di più questa persona. Così anche per Adelaide, dove gli aumenti, gli emolumenti previsti come aumenti non sono stati per qualche ragione corrisposti, molto grave, si parla di un errore, ma siamo errori, gli errori in qualche misura vanno in qualche modo addebitati a qualcuno e per gli errori bisogna pagare in qualche modo, no? O no? Quindi dobbiamo trovare assolutamente la soluzione, che è il modo migliore per, diciamo, uscire da questa situazione incresciosa per tutti. Contratti in Australia, positivo che si stia arrivando ad una soluzione, e in questo senso auspichiamo ancora che si possa arrivare alla corresponsione delle retribuzioni in valuta locale, cioè in dollari australiani, oltre a risolvere tutti gli aspetti. Secondo me siamo sulla strada giusta relativi al contratto. Infine il CGE, qualcuno vorrebbe sfrattarlo agli attuali locali? Caro Ministro Alfano, caro Sottosegretario Amendola, troviamo una soluzione. Il CGE ha bisogno di locali adeguati, diciamo adeguati sotto tutti i profili, anche sotto il profilo, diciamo, sanitario. Devono essere locali che possano essere utilizzati come ufficio. Il Consiglio Generale degli Italiani all'estero